Ultimo turno dell'anno solare in B2 domani per la Camarina, impegnata in trasferta a Tremestieri. Il sestetto di Azzara cerca la rivincita dopo la sconfitta di sabato scorso, terza stagione, per chiudere col sorriso uno scorcio di campionato che in ogni caso l'ha vista assoluta protagonista come squadra rivelazione. Domani mancherà qualche pezzo forte della squadra per acciacchi di vario tipo, ma Azzara, pur ammettendo le difficoltà del momento, in corso vorrebbe chiudere in bellezza l'anno solare. Sicuramente è una squadra di buon livello, non a caso ha fatto ultimamente dei buoni risultati e quindi sta crescendo. Quindi le insidie nella Serie B quest'anno sono tutte le squadre ben attrezzate e ogni partita diventa determinante. Quindi ora speriamo bene, non so. Sabato c'è stato questo intoppo, no? Non ci voleva. Ma non lo so, secondo me sarà una deconcentrazione che abbiamo avuto e quindi molte fondamentali non sono state giocate meglio o per paura o non lo so. Sicuramente qui abbiamo delle piccole problematiche, quindi speriamo di risolvere al più presto anche con l'aiuto dei vittoriesi, quindi che ne approfitto di fargli l'augurio a tutti gli sportivi di Vittoria quindi, e anche nella provincia di Ragusa, quindi perché no? Lei di solito fa presepio o albero di Natale? Albero di Natale. E cosa vorrebbe trovare? Ma io mi auguro di trovare che la società riesce a sistemarsi bene, a organizzarsi, a programmare anche per il futuro, quindi se riusciamo a uscirne di queste problematiche che abbiamo a più presto, con l'aiuto di tutta la città, i politici, gli sportivi, gli imprenditori, e speriamo che riusciamo a più presto, quindi ci rimettiamo nel cammino che abbiamo iniziato inizialmente positivamente, quindi con le belle partite e quindi belle partite che uno si viene a vedere con un livello tecnico, tattico di buon livello veramente.